Buonasera a tutti e benvenuti alla 10ª giornata di Serie A Beretta tra Carpi e Bolzano. Per il Bolzano, numero 1, Hermones. Numero 3, Sonnerer. Numero 4, Ladakis. Numero 7, Walker. Numero 9, Pasini. 14, Widerhofer. 16, Rottensteiner. Numero 20, Matà. Numero 21, Nixiar. Numero 22, Udovicic. Numero 23, Turkovic. Numero 26, Trevisiol. Numero 28, Glikic. Numero 32, Gasser. Numero 34, Mizzoni. Agli ordini di Mister Sporcic. Per i Carpi, numero 1, Jan Julina. Numero 2, Girolamo Di Bari. Numero 7, Marsan. Numero 9, D'Angelo. Numero 12, Bonaccini. Numero 17, Soria. Numero 18, Aifrey. Numero 22, Ben Gialli. Numero 23, Serafini. Numero 24, Eric. Numero 30, Sortino. Numero 33, Giannetta. Numero 45, Boni. Numero 94, Ceccarini. Numero 29, il vice capitano Marco Beltrami. E numero 6, il capitano Pieracci. Agli ordini di Mister Serafini. Partita diretta da Bocchieri e Scavone. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa 10ª giornata di Serie A Beretta tra il Carpi e il Bolzano, che vede il Carpi in tenuta nera e il Bolzano invece nella loro solita tenuta bianco-rossa. Oggi è una giornata che sicuramente è molto importante per entrambe le compagini in gioco, perché comunque il Carpi viene da una vittoria con il Rubiera che gli ha permesso di abbandonare il fondo della classifica. Il Bolzano invece viene da una sconfitta nel derby con il Bressanone, dove anche a fronte di una prestazione superba del portiere del Bressanone San Paolo, il Bressanone è riuscito a vincere con un buon margine. Il Carpi è obbligato a vincere per cercare di uscire dalla zona play-out, mentre il Bolzano risulta essere obbligato a vincere anche loro, perché devono fare di tutto per rimanere nei primi otto e non essere intaccati dalla zona play-out, perché una sconfitta oggi rischierebbe di portare il Bolzano
effettivamente a ridosso delle ultime posizioni. Squadra che ha nel suo palmarès veramente tante vittorie, tanti scudetti, 5 scudetti, 5 Coppa Italia, 4 Supercoppe, quindi un palmarès molto importante. Ma è ora di comunque iniziamo, veniamo a noi con il primo pallone per le mani del Bolzano, che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Il Carpi non al completo, perché Sortino è reduce di un infortunio occorso giovedì in allenamento, quindi oggi mister Serafini lo tiene in panchina, ma anche comunque il Bolzano non è al completo. Ma nel mentre, bando alle ciance, e vediamo che la tenace difesa del Rubiera, del Carpi, che mette in difficoltà il Bolzano, riesce a guadagnare il pallone. Scarico intanto Eric, guardiamo come riesce a massimizzare la superiorità numerica creata grazie all'intervento all'attacco di Pieracci. Bolzano si presenta subito in attacco, ma la seconda fase viene impattata dai difensori del Carpi nella loro classica 6-0. Quindi giro palla per il Bolzano sulle posizioni, con incrocio senza palla, scalare, giro, non va, chiude bene Ceccarin all'ala, uno contro uno, che bello, si è preso il tiro Ludovicic. Ma il Carpi si distende subito nella metà campo del Bolzano, ma continuo, non trova il varco, compagno del Carpi. Giro, fino a Ceccarini, ci prende il tiro con un angolo abbastanza chiuso, si è preso il tiro ed è andato a segno, quindi 2-1 per il Carpi. Ma il Bolzano è subito presente con Ludovicic, che impatta subito, molto molto veloce la squadra altotesina. Il Carpi ricomincia con Capitan Pieracci in cabina di regia. Pieracci, Eric. Il Bolzano, anche loro distesi con la loro classica 6-0, dove mostrano tutti i chili, tutti i centimetri anche a loro disposizione. Vediamo Pieracci, incrocio senza palla, e l'arbitro ferma subito e dice basta, ha visto troppe gomitate, troppi spintoni tra il pivot e il Carpi, Beltrami e Mizzoni, new entry in casa Bolzano, che l'anno scorso giocava in quel di Siracusa. Quindi si ricomincia, incrocio senza palla, Pieracci, Marsan, punta l'uomo, si imbalza e gli arbitri vedono un'infrazione. Attenzione, vola in contropiede il Bolzano con Pasini, che punisce Jan Jurinek, che è un ex di questa squadra, perché Jurinek comunque ha fatto alcune stagioni a Bolzano, dove è riuscito comunque a vincere anche dei titoli. Nel mentre vediamo Marsan, Pieracci, ancora Marsan per vie centrali, che scarica Eris, ma si ferma perché l'attacco in velocità ormai era svanito. Giro palla per il Carpi, Pieracci taglia Boni, Pieracci ancora, Boni libero, non viene servito, sale su Marsan con raddoppio, Eris parte col palleggio, ma l'arbitro vede un'infrazione di blocco irregolare che interrompe il contropiede di Pasini. E ora le palle in mano di Ludovic, che riporta su il Bolzano con estrema calma in questa frazione di gioco, perché comunque il Carpi è completamente disteso, è completamente già sui 6 metri, quindi inutile spingere. Giro palla, incrocio senza palla per il Bolzano, no, finta, cercano il pivot che non lo trovano, buona chiusura di Marsan, buona lettura per la difesa dei Carpi. Sale Ludovic per via centrale, arriva in quell'incrocio lungo, che arriva in penetrazione, è sfortunato, trova solo il palo, e questo probabilmente al Carpi di distendersi. Eric
uno contro uno, si trascina, impattato da Turković. Giro palla per il Carpi, Pieracci, Eric, fuori Beltrami, taglio Ceccarini, molto movimento in questa azione del Carpi che non riesce a essere concluso col tiro di Marsan perché comunque è ostacolato. Giro incomprensione tra la compagine bianconera. Taglia Boni ancora, taglia Boni, Marsan, che brutto passaggio di Pieracci, che viene fatto fallo di 9 metri, riesce a recuperare Pieracci, riesce a recuperare costringendo l'attaccante del Bolzano all'errore. Nella fattispecie Sonnerer, un ragazzo che nelle mani insieme a Turković hanno sicuramente molti gol. Entrambi nella top 30 dei migliori marcatori della 1. Tanto Beltrami, Eric, giro palla, scarica, Pieracci, fa salire Boni, Marsan, finta il pallone. Buono scorrimento laterale della compagine del Bolzano e anche un po' di fortuna in questo frangente per la parata sul tiro di Pieracci. Non gira volta, vediamo intanto. Ma che viene vanificata. Si alza Turković, Udovic a sinistra, Turković in cabina di regia. Udovic al centro, Matà a destra, giro palla, la panchina del Carpi chiama il sostegno dei suoi beniamini che rispondono. Ah, fortunato questo tiro di Turković che impatta sul muro, che spiazza Jurina. Abbiamo il gioco in velocità del Carpi, non riesce. Pieracci salta come un birillo il difensore, che prende anche una munizione. E riesce ad accorciare le distanze, il Carpi va sul 4-3 per il Bolzano dopo 8 minuti. Giro palla, Turković, cabina di regia, partita che sembra partita un po' sorniona da ambo le squadre. Torno, incrocio, diciamo che da fuori il Bolzano i tiri se li sta prendendo, e se il Carpi non si prende un passettino, va un passo sui 9 metri, potrebbe essere abbastanza complicato. Vediamo intanto che Ceccarini reclama il rigore perché per un tocco mentre stava tirando, che l'arbitro non concede, e nel mentre ci mette una pezza il portiere del Carpi, Jurina, su un tiro dall'ala. In questo primo frangente di gioco entrambi gli attacchi sembrano riuscire a trovare dei tiri sempre abbastanza puliti. Quindi giro palla per il Carpi, mette Marsan al centro, esce Beltrami, Eric, Pieracci. Non viene il gioco per il Carpi, un po' di confusione in fase offensiva in questa frazione di gioco. Marsan che costringe la difesa del Bolzano, un altro intervento punito dal direttore di gara con un cartellino giallo. Giro palla per il Carpi. Esce Beltrami, taglia Ceccarini, vediamo, torna palla, Marsan, Pieracci, no. Si sbullonano i centro dietro del Bolzano con Beltrami, tanta fisicità in difesa in questo momento. Giro palla, Eric,
buona lettura da parte di Udovičić, che prende uno sfondo su Eric, che anche in ritardo, blocco irregolare di Mizzoni, e si può ripartire con palla per il Carpi. Vediamo intanto movimento sulla panchina del Carpi, che sta scaldando Serafini al posto da Mardi Marsan. Vediamo schema chiamato da Pieracci. Esce Beltrami. Taglio in ritardo di Boni. Eric si prende. Oh, che impattata di Mizzoni, che costringe il tiro altissimo. Giro palla ancora per il Carpi, con abbastanza lento. Taglio di Boni. Taglio corto di Boni, cerca di rubare palla, ma che buco che ha fatto! Palla a Ceccarini, che anche si è sporcato il tiro, riesce a segnare. Si lamenta l'ala del Carpi, perché comunque tutte le volte che è in volo viene toccato, che non credo si possa fare. Bolzano fa i suoi cambi in fase offensiva, che entra Matà, terzino destro. Prima stagione anche per lui a Bolzano, che l'anno scorso giocava a Fondi. Un anno in cui il Bolzano ha fatto una profonda ricostruzione. Ha avuto 6 partenze e 5 nuovi innesti, quindi probabilmente anche la classifica un po' più bassa rispetto a quanto abituato il Bolzano sui Beniamini, anche dovuto all'amalgama non ancora perfetta della squadra. E vediamo che comunque i ragazzi di Bolzano non sono assolutamente timidi, e le mani le appoggiano, come a differenza dei ragazzi dei Carpi, che tendono un po' a guardare l'attacco offensivo del Bolzano. In questo momento il Bolzano in inferiorità numerica, che sceglie di far scendere il portiere Hermones per giocare l'attacco in parità. Vediamo se riuscirà a costruire gioco, a far passare tempo. Nel mentre sono trascorsi 12 minuti e il Bolzano avanti 6-5. Giro palla con estrema calma con Turković in cabina di regia. Udovičić che salta il passaggio, Matà salta il passaggio, Udovičić uno contro uno. L'arbitro dà il vantaggio, poi con la parata di Jurina viene segnato il 9 metri. Nel mentre vediamo che c'è Glikic come pivot. Giro palla Turković, che si prende il tiro. Fortunato il Carpi, che il tiro prende solamente il palo. Sfortuna del Bolzano in questo momento. Ora abbiamo ancora un po' di tempo di superiorità numerica per il Carpi, vediamo come Capitan Pieracci proverà ad affrontare la situazione. Intanto mandando doppio pivot Serafini, a destra Eric, non si prende il tiro, se lo prende Ceccarini, che continua a lamentarsi perché viene costantemente toccato da Pasini. Va a chiedere spiegazioni, ma dice: oh, io la butto dentro, però anche se la smetti di darmi addosso mentre sono in volo, anche perché comunque il rischio di cadere male, di farsi male, è sicuro. Giro palla con Turković, con Udovičić al centro. Ancora qualche istante di superiorità numerica per il Carpi. Giro palla e Ceccarini, che non ha il portiere. Vediamo, si prende fino ai 6 metri per evitare di sbagliare, ed esulta. Bravo Ceccarini per l'intuizione, per la performance che ci sta regalando finora. Con questo gol Ceccarini, che è il top scorer finora del match, porta il Carpi in vantaggio di una rete sul Bolzano. Per la prima volta nella partita, mi suggeriscono dalla regia. Che ringraziamo Raul in regia per il prezioso contributo.
Intanto Udovic spunta uno contro uno. Oh, fallo. E fallo di Boni su... Che fallo di Boni che sul pivot e viene anche sanzionato con un 2 minuti perché ha trascinato l'attaccante a terra. La banchina dei Carpi non concorde con questo metro di giudizio che sta tenendo il direttore di gara, perché ritengono che sia non uguale da ambo i lati. Nel mentre abbiamo Turković sui 7 metri. Ci attende il fischio. Turković contro Jurina, finta, e segna Turković con una bella rete alla destra di Jurina. Quindi giro palla ora per il Carpi, che non ha nessun motivo per spingere, per correre, perché deve attendere il trascorrere dei tempi per tornare in parità numerica. Giro palla, Pieracci al centro, che lascia per Eric, fa passare ancora un po' di tempo. Giro palla, taglia il giovane Soria. Eric, Pieracci, palleggio, richiama Marsan. Eric si prende il tiro, che bel tiro. Che buca Hermones alla destra. Gli arbitri chiamano anche il rispetto della linea e si ricomincia con il Carpi sempre in inferiorità numerica ma avanti di una rete. Finora una partita veramente molto molto bella con entrambe le squadre che si temono tanto rispetto da ambo i lati. Tanto vediamo Mattac che si alza, parte dal terzino destro, va a tirare tutto da solo, quasi in posizione terzino sinistro, e Jurina alza la mano, si mette una pezza. Però anche in questa occasione l'attaccante del Bolzano ha tirato con nessuno addosso. Ancora il Bolzano non è riuscito a fare gol, a massimizzare questa superiorità numerica. Ha costruito poco, ha fatto dei tiri sempre da fuori abbastanza puliti, ma non sicuramente puliti. Intanto vediamo palla a Beltrami che si gira con una piroetta, una giravolta spaziale che sbilancia l'attaccante, il difensore del Bolzano, e prende questo rigore e va sui 7 metri Ceccarini sui 7 metri contro Hermones. Finta Ceccarini, altra finta, e ci mette una mano, rigore tirato a mezza altezza e Hermones riesce a parare. Nel mentre sono passati i 2 minuti di esclusione presi da Boni, che è tornato in campo. Quindi in parità numerica, 7 contro 7 con il Bolzano che spinge uno contro uno, si prende il tiro. Pasini, che chiusura di Jurina! Veramente bello sul primo palo, ha lasciato lo spazio e poi è andato a chiudere veramente... Una bella parata. Oh, rischio infortunio di Pieracci con l'arbitro. Giro palla. Schema chiamato da Pieracci. Incrocio senza palla. Che porta l'incrocio per Marsani. Incrocio lungo per Pieracci che si stampa in testa. L'arbitro segna passivo. Pieracci uno contro uno. Salta l'uomo, ma viene segnalato infrazione di passi. Quindi 9 metri per il Carpi. Tiro palla Marsan. Si prende il tiro sfortunato. Sfortunato perché comunque ha impattato solo il palo e non è riuscito
Nel mentre vediamo che gli arbitri sanzionano un blocco irregolare da parte di Glikic. Il pubblico comincia a scaldarsi, il pubblico chiama una maggiore attenzione e nel mentre Mise Serafini chiama un time out e andiamo in pausa anche noi. Rieccoci in diretta con i direttori di gara che hanno appena terminato di controllare se il referto col tavolo, se tutte le munizioni due minuti sono state segnate correttamente. Richiamano i ragazzi in campo e si riprende con il possesso palla da parte del Carpi, che sta conducendo per 8-7 in questa prima frazione di gioco. Una partita veramente molto molto equilibrata, entrambe le squadre cominciano a far sentire il loro peso in difesa per cercare di disturbare al massimo gli attaccanti della compagine avversaria. Nel mentre Pieracci incrocio senza palla, sale, torna per Marsan. Incrocio lungo per Eric, venuto il blocco, superiorità numerica, Boni si prende il tiro e gol. Schema veramente ben riuscito, uscito da manuale per la compagine del Carpi, che è riuscito a costruire la superiorità numerica per il tiro di Boni e il Bolzano in fase offensiva non trova il gol e il sottomano murato. Il Carpi prova a scappare con un più 2 quando mancano 11 minuti a termine della prima frazione di gioco. Un incrocio veloce della compagine in bianco-rossa che accorcia le distanze, veramente un pregevole giocata. Tanta intesa tra i ragazzi del Bolzano. Quindi si torna con un giro palla del Carpi con Pieracci a destra, incrocio senza palla, vediamo se porterà l'incrocio per Marsan, incrocio lungo per Eric che si è giocato un palleggio forse di troppo, però 9 metri per il Carpi. Beltrami batte veloce e Boni ringrazia e la butta dentro. Che faine queste ragazze, le sanno proprio tutte, le sanno. Il Bolzano prova a rispondere in velocità, ma piccola incomprensione tra il terzino del Bolzano e l'ala. E il Carpi Sornione torna sul più 2 ma con la palla in mano. Il pubblico di Carpi fa tanto sostegno ai propri beniamini. Vediamo Marsan in cabina di regia che va a prendere Boni. Pieracci scarica per Eric, non guarda. Fortunato il rimbalzo per il Carpi con Marsan, che però fa 9 metri perché comunque viene impattato. Giro palla per il Carpi, torna a destra Pieracci, Bolzano sempre con la 6-0 con uscita in pressione a fronte dell'incrocio. Marsan, incrocio lungo e due minuti sanzionato dal direttore di gara perché è stata strattonata la maglia. 2 minuti ai danni di direi la Dakis, sì,
due minuti al termine di Ladakis, che anche per lui prima stagione in quel di Bolzano. In questo momento si sono abbassati notevolmente i centimetri della difesa altoatesina. Vediamo se il Carpi riuscirà ad approfittarne. Giro, palla, Eric, fortunato, anche se un po' sbullonato dalla difesa altoatesina, riesce a beffare Hermones con un tiro sotto le gambe. E il Carpi prova a scappare, più 3 per il Carpi a 8 minuti dal termine, con il Bolzano in inferiorità numerica, che ha scelto anche questa volta di far uscire il portiere per far entrare un attaccante. Vediamo se riuscirà a far passare il tempo o se Ceccarini farà ancora la faina come prima e ruberà il pallone. Bloccato. Turković al centro, sempre Turković. Passaggio sotto le gambe, rigore, rigore, perché difesa in area. Per difesa in area direi rigore. E due minuti ai danni di Pieracci, che non riesco a spiegarvi perché non ho visto. Chiede qualche spiegazione timidamente Soria, nel mentre spazzettone per asciugare, e si torna con le squadre in parità numerica, perché entrambe hanno un'esclusione per due minuti. Turković contro Jurina. L'arbitro ha fatto partire il tempo un po' prima, forse per recuperare qualche secondo perso in precedenza. Nel mentre Turković batte Jurina con un gol sotto le gambe, Serafini chiama il cambio di Jurina a fronte di Serafini per giocare in superiorità numerica. Vediamo se il Carpi riuscirà a far passare il tempo. Per far passare nel mente, vediamo che a breve dovrebbe rientrare anche l'inferiorità numerica del Bolzano. Eric punta, non sfrutta il blocco, Beltrami scarica per Boni. Ah, sfortunato, parte superiore della traversa per lui. E quindi il Bolzano può distendersi con calma in attacco. Vanno a fare il cambio per avere tutti gli uomini, ma no, attorno in porta il portiere, perché sono scaduti i due minuti esclusione, quindi per qualche secondo il Bolzano avrà superiorità numerica. Vediamo se riuscirà a sfruttarla o saranno bravi i ragazzi di Serafini. Nel mentre buona la chiusura del Carpi. Ragazzi, è uno che la passa al tiro. Buona la chiusura del Carpi, che riesce a impattare questo passaggio di Turković. Attendiamo che lo scopettone asciughi per terra, fanno rispettare i 9 metri e si ricomincia sempre con Glikic come pivot, Turković centrale, fa il blocco Glikic e Matà taglia la difesa dei Carpi come il burro, ma ha trovato Jurina a dirgli di no. E si ricomincia con sempre il Bolzano in superiorità numerica. Turković non si è ben capito cosa abbia fatto, ma nel dubbio Soria difende. Dai ragazzi, sempre Turković, Udovic tira fuori un pallone controllato da Jurina. E si ricomincia con il Carpi che torna in parità numerica, sempre con un vantaggio di 2 reti. Qualche minuto che il Carpi non riesce più a segnare, ma anche il Bolzano sta facendo abbastanza fatica a trovare la rete. Che giro palla, incrocio senza palla per Marsan, Eric, incrocio lungo direi per Pieracci, torna indietro Marsan, sale Ceccarini molto veloce. Marsanet, ancora buco per
Luco Perboni, sicuramente oggi non potranno dire le ali di non essere state servite, tante tante occasioni e una sciabolata morbida non raccolta. E il Carpi ringrazia il Carpi, e con Pieracci ritorna l'MLM in attacco. Giro palla per il Carpi, Bolzano sempre con la sua 6-0, sono entrati centimetri in difesa. Eric, Marsan, esce Beltrami, doppio pivot, Pieracci, Marsan, palleggino, Pieracci che arpione con una mano, sale Ceccarini e blocco irregolare segnalato da Eric, su Eric. Si ricomincia Matta, Turković apre lo spazio e che bomba che tira Udovičić nella ragnatela. Sicuramente il ragazzo che da fuori tira maggiormente per la compagine bianco-rossa, e probabilmente se la difesa del Carpi non prende un passo sul tiratore, ha dimostrato di essere veramente, veramente bravo con un'ampia varietà di tiro. Intanto incrocio senza palla, Marsan, Pieracci che usa il portiere, lo sfrutta per far gol nel mentre passa rischiando una situazione di due minuti, perché passa vicino ai tre metri della battuta. Pieracci, Boni, tanto spazio per l'ala, bombolone, gol di Sonnerer, che quando gli si lascia lo spazio sicuramente non si fa pregare, veramente un ottimo braccio, tanta varietà di tiro per lui. Giro palla, Marsan, Beltrami, Eric, sale Serafini, che bomba che ha tirato, che bomba, ma il portiere gli dice di no. Giro palla, oh, si imbalza, cos'è? Ha messo la mano giù. Non capiamo, il pubblico di Carpi chiede il doppio perché sembra che sia scivolato, però gli arbitri si stanno andando a sincerare della situazione. Vediamo cosa succede, cosa segnaleranno i due direttori di gara. Segna 9 metri per la compagine in casacca rossa. Giro palla del Bolzano con calma, sempre con Turković in cabina di regia e Udovičić sempre col braccio caldo. Turković, terzino, punta uno contro uno, sfrutta il blocco e che bravo, è riuscito comunque a tirare tra la mano e la gamba. Pasini, 1:30 e il Bolzano accorcia le distanze. Eric, Ceccarini, che qualche minuto che non riesce a trovare tiri, spazio per lui. Eric, la veloce, non va, ci vuole una maniglia per Ceccarini nel mentre ritorna. E Eric, con un fallo sicuramente duro ma pulito, infatti nessun problema tra i due, con Sonnerer che stringe, saluta e si può ricominciare. Con time out però. Il mister Sporcic chiama time out per il Bolzano e andiamo in time out anche noi. Buonasera Ari, eccoci qua dopo questa brevissima pausa.
con palla in mano al Bolzano, che dovrà riuscire a massimizzare questi ultimi 50 secondi per andare a impattare la gara, che sta vedendo il Carpi in vantaggio di una rete. Giro palla, esce il pivot. Turković, incrocio lungo, che si prende il tiro e Julina dice di no, il Carpi si distende con quel di Ceccarini, taglia Soria, 26 secondi, una vita, e no, che ma riprende la palla ancora Eric, se la prende col tiro di fianco alle orecchie del portiere. 14 secondi al termine, ci sta un'ultima azione per il Bolzano se fanno in fretta. Gira Turković, prova il volo. Bello. E riesce il volo con l'asse Turković Udovičić. Però vediamo che Udovičić probabilmente ha atterrato male, sta zoppicando. Ricordiamo che Udovičić ha avuto anche qualche infortunio in settimana. Speriamo nulla di grave per lui, ma andiamo ora in pausa anche noi e ci vediamo tra poco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà.
Rieccoci qua, rieccoci per questo secondo tempo di questa bellissima partita, finora veramente molto molto intensa tra Carpi e Bolzano, partita finora giocata tutta punto a punto, con all'inizio Bolzano che ha provato a scappare via senza riuscirci da metà del primo tempo, il Carpi è riuscito a mettere la testa avanti, però comunque il punteggio a fine primo tempo è stato 14-13, quindi giocata finora veramente tutta punto a punto, partita sicuramente maschia a livello difensivo, che tra linee difensive entrambe le squadre si sono fatte rispettare. E siamo pronti quasi per ricominciare questo secondo tempo con le due squadre in parità numerica e il pallone in mano al Carpi, sempre in casacca nera, che attacca da destra verso sinistro. Dei vuoti teleschermi. E si ricomincia, il Carpi ricomincia con gli stessi giocatori con cui ha terminato il primo tempo e anche il Bolzano. Vediamo se Sonner è in campo, che aveva avuto un piccolo trauma alla caviglia dopo il volo fatto nella fase finale, ma evidentemente tutto a posto. Nel mentre Pieracci superiorità, prova Beltrami, Fortunello che prende il rimbalzo e riesce a prendere un rigore, va sui 7 metri Eric. Eric, vediamo come si giocherà questi 7 metri contro... gol di Eric, che punisce Hermones. E Carpi prova di scappare via, più due, però palla in mano per il Bolzano, e come dice anche sempre mister Serafini ai suoi ragazzi, se fai gol ma non difendi non hai fatto niente. Quindi si ricomincia e Soria prova la faila, ma non gli viene, lo dice, nel dubbio ti metto due mani addosso e prendo 9 metri. Bravo Dani! E si ricomincia con Turković in cabina di regia, Udovic. Ali molto larghe le ali. Sale Turković, capisce tutto Ceccarini! E anche Jajurina direi che ha capito tutto, perché ci ha messo una pezza veramente importante. Si ricomincia, Udovic salta secco Soria, che non ci ha capito niente, ma ci mette una pezza a Pieracci. Si ricomincia, Mizzoni pivot sempre, che di spazio ne fa tanti, invece questa volta Soria capisce, buona lettura, e va anche in contropiede, va Eric, scarico Marsan, Pieracci, finta, sfondo, no, non è sfondo perché ha occupato lo spazio, i movimenti Sonnerer, e il Carpi va più tre il Carpi. Si ricomincia con palla matta a destra. Turković, Sonnerer, Turković. Taglia, Pasini, esce, Soria, mezzo imbalzato, il no, non perde palla. Sempre Turković, Ceccarini, lettura alta. Matta, Turković si alza perché... effettivamente un'ottima difesa dei Carpi, che è riuscito ad imbrigliare l'attacco del Bolzano. Marsan, Pieracci fa salire Ceccarini, Marsan, Eric che rifà salire Boni, tantissimo respiro per questa manovra, sbaglia il passaggio, forse impattato anche col piede dal difensore del Bolzano, e il Turković va in seconda fase a corsa alle distanze, 16-14 dopo 4 minuti del secondo tempo. Partita molto bella e molto aperta, combattuta veramente veramente fino all'ultimo pallone.
si ricomincia con Pieracci. Pieracci che gira palla con abbastanza calma, esce Beltrami, pressione del terzino su Eric, Marsan, altra pressione, sempre pressione alta sugli due. Non tira Pieracci non si è preso il tiro e il Bolzano punisce in contropiede con Pasini. Il Bolzano che fa della sua velocità un'arma fondamentale. Pieracci si scaraventa dentro ma impatta contro due difensori, quindi nulla di fatto. Eric chiede ai suoi compagni di rallentare i ritmi. Dai ragazzi, su! Giro palla del Carpi che hanno ascoltato con calma. Eric in cabina di regia. Eric incrocio senza palla per Pieracci che riscarica. Eric uno contro uno, scarica Pieracci, buco per Marsani in comprensione con Boni e il Bolzano può andare a pareggiare. Giro palla, si alza, doppio palo per Udovicic. Tanta sfortuna. Iurina guarda da una parte, guarda dall'altra, ma non capisce dov'è il pallone. Fortuna per il Carpi in questo momento, che può tornare, può provare ad andare a più due dopo che ha rischiato di vanificare un vantaggio di tre reti. Giro palla per Marsan che va a chiamare Boni. No, niente, Boni non sale. Pieracci, Beltrami, sale, taglio, Ceccarini, Marsan, Pieracci in comprensione, ma perché viene sporcato il pallone, quindi rimessa per i Carpi. Marsan, chiamano maggiore attenzione a panchina del Bolzano, maggiore attenzione viene chiamata, nel mentre Eric uno contro uno e viene fischiata infrazione di passi a causa sull'attaccante del Carpi da parte dei due direttori di gioco. E si ricomincia con palla per il Bolzano che potrebbe andare a pareggiare questa partita che vale tantissimo, ricordiamo, perché comunque il Bolzano 7 punti, il Carpi 4. Se il Bolzano dovesse perdere continuerebbe la scia di vittorie mancate in trasferta e il Carpi invece continuerebbe a far capire che brutta aria tira il Vallauri, dove finora nessuna squadra è riuscita a fare punti facili. Si comincia con Turković che dai 9 metri carica il bazooka e punisce la difesa del Carpi, punisce che è rimasta un po' troppo piatta, che non si è preso nessun passo su di lui. Finora si è dimostrato che se non si prende un passo su Turković e su Udovicic sono problemi gravi, perché sicuramente non sono timidi e si prendono tutti i tiri a loro disposizione anche con buone percentuali. Il Carpi fa riposare Marsan, perché sicuramente ci sarà bisogno di lui tra qualche minuto, e butta nella mischia Serafini. Eric, Pieracci prova un no look per Beltrami, che però Mattà capisce, legge correttamente, però rimane sempre 9 metri per il Carpi. Giro palla, il Carpi va su, un passivo per i Carpi, taglia Ceccarini, Eric, Serafini, non va per lui, ci mettono non una ma due mani il portiere del Bolzano. Ed ora il Carpi riesce a difendere la propria porta, Iurina, quindi possibilità per il Carpi di rimettersi avanti. Comunque partita veramente stupenda, giocata veramente punto a punto dopo 21 minuti dopo 8 minuti del secondo tempo. Il punteggio è ancora sul 16 pari, punteggio veramente molto basso.
le difese lo stanno facendo veramente da padrone, mettendo in grosse difficoltà gli attacchi avversari. Vediamo Eric, che anche se disturbato dal tiro si prende, se lo prende lo stesso, ma tira alto. E il Bolzano va in attacco, si distende con Turković contro Beltrami. Matta che impatta a sfondo su Boni. Bellissima lettura di Boni in questo momento. Sta facendo una partita veramente ad alti livelli, buttato nella mischia dal primo minuto a fronte dell'infortunio avvenuto nel weekend in settimana all'ala Sortino. Nel mentre si ricomincia con il Carpi in attacco, 20 minuti al termine di questa bellissima partita. Giro palla, Eric si alza e con una mano addosso buca la difesa del Bolzano. Il ragazzo probabilmente è stato spinto anche in volo e speriamo non si sia fatto male quando è atterrato. Una spinta in volo non sanzionata dai direttori di gara, probabilmente hanno ritenuto fosse un fallo di gioco normale come tanti altri. E il Carpi, dopo diversi minuti senza segnare, riesce a rimettere la testa avanti. Giannetta in campo. E segnaliamo anche che il Carpi fa entrare un veterano, Angelo Giannetta, tanta esperienza per lui. Vediamo se riuscirà a dare un apporto importante. Nel mentre Pieracci tocca l'attaccante del Bolzano, Udovičić, e che viene quindi sanzionato. 2 minuti per Pieracci e rigore pesantissimo per Bolzano. Arbitri partigiani. Vediamo che il Carpi chiama, il Carpi cambia portiere, fa entrare Ayfrey Sama. Turković gli chiede se vuole sentire il pallone, lui gli dice lo stesso, non ne ho bisogno, lo conosco. E non ci ha capito veramente niente però, e non può far altro che andare a raccogliere la palla nel sacco. Torna Mesto in panchina e ritorna tra i pali Jan Jurina. 17 pari, 19 minuti al termine. Incontro veramente stupendo da seguire attimo dopo attimo. Il Carpi prova, fa il cambio, porta fuori il portiere per giocare in parità numerica in attacco, ormai schema consolidato. Si alza Marsan, Serafini, attacco, incrocio lungo, va a fare il cambio. Marsan fa salire Boni, Eric, tanto giro palla per il Carpi, tanto caos, e gli arbitri alzano la mano per il passivo perché il Carpi non ci sta capendo niente e si prende un tiro che finisce nel quadro svedese Marsan, e quindi già sanzionato ammonizione per il Carpi, perché chiede il fallo sul tiro perché è stato spinto, asserisce il mister del Carpi. Si ricomincia, 17 pari con il Carpi in inferiorità numerica. Il Bolzano ha un'occasione per riportarsi in vantaggio, cosa che non succede da tanto. Ma vediamo cosa succede. Scivoloni. Torna. Sembra calcio saponato questo, tutti per terra. Guarda il blocco. Vediamo Matta e la butta dentro. Urla di gioia il ragazzo e va a cambiare con il compagno.
e si ricomincia. Il Carpi in inferiorità numerica e di inferiorità di punteggio. 18-17, 17 minuti al termine. Resta comunque una vita da giocare. La partita ancora estremamente lunga. Nel mentre vediamo che tutti in piedi. Cosa succede? Cosa succede? Il tavolo chiede spiegazioni. Chiedono spiegazioni, probabilmente c'erano dei dubbi se erano rientrati per i due minuti o meno di Pieracci, che c'è stato direi un'incomprensione con il tavolo. Giro palla, rientrati tutti i giocatori del Carpi. Boni, Serafini, finta di tiro, Marsan, Eric, che bella azione, bel giro palla, un'azione veramente costruita bene. Nel mentre vediamo tiro e Jurina ci mette una pezza. Jurina dice di no a Sonnerer e il Carpi palla in mano. Il mister Sporcic dice: in certi momenti bisogna tirare alcuni tiri, in certi momenti è complicato farlo. Tutto il Vallauri in piedi, tutti in piedi a sostenere i loro beniamini. Anche la panchina del Carpi ringrazia, batte le mani, batte il ritmo. Palla Serafini, Marsan, uno contro uno e 9 metri per il Carpi. Attimo di dubbio per il Carpi per capire cosa era successo. Chiedono il time out i giocatori del Bolzano perché c'è bagnato per terra. Ci sta, perché comunque nessuno dei ragazzi in campo si sta risparmiando. Stanno dando veramente tutto. Nel mentre sta passando la metà del secondo, siamo quasi a metà della seconda frazione di gioco. Si ricomincia con Serafini in cabina di regia. Si chiama il Carpi, attende di far giocare Pieracci probabilmente nel finale. Incomprensione per del Carpi. Il Bolzano ne approfitta e si distende, ma ormai è coperto, tutti sono coperti, quindi la Dakis va a fare il cambio e entra Mattà, che ha dimostrato in questa frazione di gioco di avere il braccio caldo. Udovicic, Mattà incrociano un po' di incomprensione tra i due, diciamo. Quindi cambia, e cosa fa Beltrami, che non solo mura ma lancia anche Ceccarini in contropiede, che però si ferma, non va fino in fondo, raccoglie questa punizione e sceglie il gioco strutturato. Minuti anche per D'Angelo. Ceccarini spostato terzino. Serafini, c'è in centrale, si alza, fa la finta, Ceccarini, Marsan, buon blocco, va Beltrami a recuperare il pallone ma non lo raggiunge perché comunque strattonato dalla difesa dell'Alto Tesina. E si ricomincia con un 9 metri per il Carpi. Marsan, esce Beltrami, Ceccarini, Serafini, non si alza, Ceccarini impatta solo il palo e palla per il Bolzano. 18 pari, 14 minuti, prova a rubare il passaggio da Giannetta ma non riesce, quindi si ricomincia. Carpi schierato, pressione, giravolta spaziale, scarica per l'ala, ma ancora Jurina che dice di no
ancora Iurina che sta tenendo a galla il Carpi, perché sono tanti minuti che il Carpi non riesce a fare gol. E anche in questa occasione Serafini con un tiro un po' telefonato. Giro, palla, Beltrami ci mette una pezza, ma viene sanzionato, 2 minuti per lui. 2 minuti e direi anche sì 7 metri. 7 metri per il Bolzano, che va sui 7 metri. Turković, vediamo se Iurina riuscirà a fare un'altra prudenza e mantenere a galla il Carpi. E invece no, tanta freddezza di Turković, tanta esperienza per lui, e il Bolzano rimette la testa avanti. Inferiorità numerica per il Carpi. Partita veramente meravigliosa, giocata punto a punto, incollatura dopo incollatura. È una gara di nervi, la può spuntare veramente chi arriverà negli ultimi istanti di gioco con meno stanchezza, meno errori tecnici. Nel mentre il Carpi cerca di trovare un gol che potrebbe portarli in parità. Bella scorrimento del Bolzano, ma vediamo che sfortunato D'Angelo, che trova la mano del portiere. Ala, giro, finta, e ancora Iurina che tiene a galla in questo momento il Carpi, che dove non arriva il Carpi in attacco ci arriva Iurina in difesa. Che il Carpi sono veramente tanti minuti che non riesce a segnare, veramente tante difficoltà per il Carpi in questa seconda frazione di gioco per segnare. E si ricomincia con il Carpi sempre in inferiorità numerica, costretto a cambiare il portiere per giocare in parità. Giro, palla, Marsan che chiama il gioco. Marsan taglia D'Angelo, Ceccarini, Soria, che cosa si è preso con un uomo caricato sulla schiena, sbaglia ma non viene segnalato, recupera Serafini, si invola Boni, sciabolata morbida e vola D'Angelo. Che cosa ha fatto Beltrami e cosa ha fatto D'Angelo? Veramente pregevole, si era dimenticato anche di cambiare Beltrami a fronte dell'ingresso di Giannetta. Si ritorna 19 pari, 11 minuti al termine. Che match, invitiamo a scollegarsi deboli di cuore. Ecco, prova il passaggio in girella, ma no, cos'è successo? Due minuti per Boni che protesta, perché dice di avere presa con il piede il direttore di gara. Tanti dubbi da parte del pubblico, tanti dubbi. Non ci posso credere. Probabilmente l'ha toccata anche di piede, perché il passaggio era con la girella, però non lo so, ma sicuramente avranno visto correttamente i direttori di gara. E si ricomincia con il Carpi ancora in inferiorità numerica, e adesso serve per il Carpi tanta grinta, tanto cuore, e si ricomincia il Bolzano con calma, tanta calma. Sonnerer prova a fare a sportellate con Giannetta, che rimane in piedi. Si ricomincia, si prende il tiro e segna, e il Carpi sotto di una rete. 10 minuti al termine, si ricomincia sempre con D'Angelo a destra, Ceccarini terzino, Marsan centrale, Serafini terzino sinistro.
inferiorità numerica. Va Pieracci a ala, ci chiede, io all'ala, siamo sicuri? Pare di sì. Con la sua esperienza può giocare serenamente in tutti i ruoli. Nel mentre Marsan si prende 9 metri di esperienza. Mancano ancora 20 secondi. Giro palla Ceccarini, molto aperto. Oh, che brutto tiro che si è preso Marsan, centrale. E il Bolzano ha l'opportunità di scappare via. E andiamo in time out per noi. Rieccoci in diretta, c'è ancora qualche istante di time out, ove i giocatori, ove gli allenatori possono dare indicazione ai loro ragazzi su come affrontare questi ultimi 9 minuti di gioco, che vede che il Bolzano avanti di una rete e palla in mano e superiorità numerica, ce l'ha tutte. Si attende il fischio. Udovicic attende il fischio. Uno contro uno. Che si guarda, dico, ma metti che sia 2 minuti anche questo. Si ricomincia. Ritorno. E che morbidezza di Mizzoni. Con la finta bassa che toglie il tempo a Jurina. Quindi siamo in 21 a 19 per il Bolzano, 8 minuti al termine. Time out chiamato per il Carpi. E andiamo in time out anche noi. Eccoci sempre in diretta, amici di Eleven Sports, in questa qua al Pala Vallauri per la 10ª giornata di Serie A Beretta tra Carpi e Bolzano, con il Bolzano avanti di 2 lunghezze e palla in mano al Carpi. Sicuramente l'allenatore del Carpi avrà dato indicazioni su come affrontare questa azione di gioco, che risulta essere fondamentale. Il cambio, intanto notiamo che il Bolzano cambia difesa, va con una 3-2-1, no, fa una mezza finta, è tornato in 6-0. Eric Pieracci scarica, arpionata la palla, ma no, rimane sempre palla per il Carpi. Si è riposizionato subito in 6-0 il Bolzano. Giro palla, incrocio senza palla, Marsan in questa seconda frazione di gioco. Vediamo che le ali sono state servite del Carpi veramente poco. Si butta dentro come un caterpillar Marsan, che costringe anche Udovicic a un fallo di 2 minuti. Un'esclusione sicuramente molto importante per il Bolzano. Ed ora si ricomincia con il Bolzano
che ha costretto a mettere a sedere il portiere per giocare l'attacco in parità numerica. Mette la Dakis in cabina di regia. Giro palla, incrocio senza palla per lui. Palleggino per Turković. Al limite dello sfondo, lettura leggermente lenta di Soria. Matà. Giro, tiro e che gol che ha fatto Turković. Veramente una cassaforte di gol. Ma dai, sul cambio di fronte vediamo D'Angelo con un tiro che bacia tutto il baciabile, gli arbitri posizionati correttamente vedono il gol. Resta sulle ginocchia Hermones e si ricomincia. 22-21 per il Bolzano, uomo in più per il Carpi. Tutta la panchina chiama il pubblico, c'è bisogno di aiuto, e risponde Iurina. Viene D'Angelo, non si accorge che mancava il portiere, quindi gioco strutturato per il Carpi. 6 minuti, 1 sotto il Carpi. Giro palla. Ancora qualche attimo di superiorità numerica. Buco per Eric, va D'Angelo. E gol ancora di D'Angelo. Il Carpi massimizza la superiorità numerica. Ed ora 22 pari. 5 al termine, si ricomincia. 55 minuti buttati via che non sono contati a niente. Tutto il Vallauri in piedi a sostenere. Sembra una bolgia qua il Vallauri. E attacca Pieracci, difesa leggerissimamente in ritardo il difensore dei Carpi, sopra solo 9 metri. Matà. D'Angelo prova a prendersi posizione. Matà passivo per il Bolzano. Turković in sfondo segnalato per il Bolzano. Si distende Marsan. Boni. Oh, cosa succede? Rigore per i Carpi. Molto molto sapiente Boni, che va a tirare sul difensore e allarga il braccio, va a cercare il contatto e lo trova. 2 minuti. Va a trovarlo. E ora chi va sui 7 metri? Pieracci. Questo rigore pesantissimo, una boccia da bowling più che da pallamano. E va nelle mani di Capitan Pieracci per il Carpi. Pieracci versus Hermones. Tanta esperienza in quei 7 metri. E Pieracci sotto mano nella scatola. Il Carpi rimette la testa avanti a 4 minuti dal termine. Ma che partita, signori! Che partita! Sembra una bolgia al Vallauri. E ancora il Bolzano nel mentre. Matà prova il cost to cost. Udovicic. Turković. Si alza e Giannetta lo va a prendere là dove osano solo le aquile. Altissimo. Sotto passivo per il Bolzano. Cosa succede? Tira però 9 metri, probabilmente sull'ultimo passaggio. Spazzettone ancora. Che arriverà lo spazzettone. Si chiede si asciuga. Si asciuga il parquet e si ricomincia. Probabilmente uno, massimo due passaggi per il tiro.
vediamo la lettura del Carpi. Jugo 3 e Soria esce. Che timing! Non si sa quanti passaggi possa fare il Bolzano, costretto al tiro, a due mani ci va Iurina, ma palla per il Carpi. 3 minuti al termine, 23-22, palla in mano al Carpi, tutti danno il 5, il giovane Soria autore di una difesa molto importante, e si ricomincia. Pieracci mette al centro Eric, Marsan, giro palla, incrocia senza palla, sale Pieracci che va a prendere Marsan, va a prendere Eric, qua succede, blocco irregolare segnalato Beltrami, il Bolzano si distende e impatta, 23 pari e palla in mano al Carpi. L'arbitro chiede di rispettare la linea di centrocampo. 2 minuti e 13, 23 pari. Che partita, signori! Bisogna farlo! E si ricomincia con Pieracci. Pieracci ha palla in mano. Marsan, giro, incrocio senza palla. Uno contro uno, si butta dentro e viene spinto che perde l'equilibrio. 1.50, palla al Carpi, chiama lo schema Pieracci, sale Boni, Pieracci, Eric, Marsan, vediamo se si alza, no, non si alza, Eric chiama il passivo, palla Beltrami che non riesce a girarsi, lotta di chili tra Beltrami e Mizzoni. Pieracci va a prendere Marsan, non prende il blocco, recupera il pallone Eric, si sale, viene spinto ma perde, 1 al termine, 1.10 al termine, Bolzano in contropiede, palla pesantissima questa, Turković, Lazakis, Turković, giro palla 50 al termine, 23 pari. E time out chiamato dal mister del Bolzano Sportic. Ultima interruzione anche per noi. Eccoci in diretta da Carpi al Vallauri, pala Vallauri per gli ultimi istanti di questa decima giornata, Serie A Beretta tra Carpi e Bolzano, 23 pari, 50 secondi scarsi al termine, si ricomincia con la palla in mano a Bolzano, vediamo come riuscirà a gestire questo pallone, vedremo se avrà il tempo di avere l'ultimo attacco, di fare l'ultimo tiro, oppure se ci sarà tempo e possibilità anche per il Carpi di avere il tiro. Però intanto vediamo che il Bolzano sotto passivo si prende palla, si imbalza l'attaccante, si imbalza direi Pasini. 30 secondi, il Carpi dovrebbe riuscire a fare l'ultimo tiro, salvo cose strane, invenzioni strane, il Carpi dovrebbe avere l'ultimo tiro. Carpi! Giro palla per il Carpi e time out per il Carpi. 20 secondi al termine, gioca il time out, l'ultima carta mister Serafini, andiamo in time out anche noi.
avevo detto il time out precedente che sarebbe stato l'ultimo, però per obblighi di regia abbiamo dovuto farne un altro. E che si ricomincia amici miei, si ricomincia con il Carpi sotto passivo, 20 secondi al termine, 6 passaggi per giocarsi questi ultimi 20 secondi, 1, 2, 3, 4, 5 e direi che sono finiti i passaggi, palla Ceccarini, trovato il settimo passaggio, 8 secondi, ultimo tiro per il Bolzano, se lo prende fa gol, il Bolzano riesce ad espugnare il Carpi per il 24-23, onore al Bolzano, tanta gloria al Bolzano, ma onore sicuramente anche al Carpi che hanno fatto una prova, una prestazione veramente monster. Anche in questa occasione hanno dimostrato di non temere veramente nessuno. Con mister Serafini non concorde su alcune fischiate che potrebbero avere anche influenzato un pochino la partita, ma il resto, ma questa è storia. Bolzano vince, Carpi spiega. Con per la decima giornata è tutto. Ricordiamo che la prossima settimana il Bolzano ospiterà il Sassari in casa, mentre il Carpi andrà a Trieste e noi ci ritroviamo l'11 dicembre contro il Bressano. E con questo è tutto amici, a risentirci.